Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in una rossissima analisi di una conferenza. Bando alle ciance. Adesso. A chi cacchio frega di questa presentazione dopo che hanno visto, dopo che avete visto l'action man di Lisa Su? Ragazzi, cioè, dimenticato. Dov'è il pre-order di quell'X-Men di Lisa Su? Peccato che fosse una limited edition. Che X-Men? Com'è che si chiama? L'Action Man, non era Barbie. Vabbè. Fatti una cultura. Perché è un supereroe, Lisa, per quello che è. E solo un supereroe poteva guidare al riscatto una situazione veramente messa male lato CPU, com'era messo MD fino a qualche anno fa. Partiamo da un presupposto. Allora, l'altra sera, nel nostro momento storico in cui stiamo registrando il video, era ieri sera, però voi lo vedrete domani, quindi sarà l'altro ieri sera, AMD ha, diciamo, completato la presentazione della nuova lineup che aveva iniziato precedentemente la settimana del Computex con una serie di processori nuovi della serie appunto 3000 di Ryzen e con lasciata lì la presentazione della Radeon. Ecco, ha ripreso in mano la situazione e ha presentato le schede video alle 3 principalmente, anche se appunto c'è stato spazio anche per Ryzen. Io vorrei iniziare con una piccola nota di presunzione, perché diversi video fa avevamo detto che quest'anno sarebbe stato il sorpasso di AMD su Intel. Diversi video fa avevamo detto: non credete ai Barlafuse che dicono che Navi sarà super potente e ti pagheranno a te per comprarle. Non ci credete? Sarà sicuramente un passo in avanti, ma è tutto da vedere come sarà. Tutto torna. Ciao Adren TV! Come detto, solo un eroe poteva portare una situazione come era quella di Ryzen, o meglio di AMD, perché Ryzen non c'era ancora, alla situazione di Erna. Eh? Cos'è la situazione di Erna? Alla situazione di Erna. Ah, ok. Ho capito, la situazione di Arna. Come dicevo prima, lui, 2 anni e mezzo fa Ryzen non esisteva neanche come brand. In 2 anni e mezzo è arrivato, è migliorato e adesso ha superato la concorrenza. Ovvio, Intel non ha aiutato di più. C'è stata una battuta di arresto che veramente... La fortuna aiuta gli audaci e il lavoro fatto da AMD su Ryzen è incommiabile sotto ogni punto di vista. E se volete un 9900K... è in vendita da metà luglio, con una scheda madre anche. Beh ragazzi, ma allora... tu scusami, te la devi tenere una piattaforma Intel? Le mie membra all'annuncio del 16 core 32 thread sono andate completamente hanno vibrato. Sono completamente andato io, ragazzi. Ok, il prezzo è elevato, ragazzi, 16 core 32 thread, 4,7 GHz, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente, è una bomba di processore. E tutta la lineup è veramente fatta da Dio, scaglionata bene, e ci sono i Ryzen 5 che saranno dei best buy assoluti, con l'aumento dell'PC che ci doveva essere, per cui veramente abbiamo raggiunto la qualità che aveva Intel in gaming, non sacrificando le prestazioni in tutto, anzi probabilmente anche superata, non sacrificando le performance, non vedo l'ora di averle sotto mano. Proprio sono stra entusiasta. Infatti, durante la presentazione dell'altra sera c'è stato appunto anche un pezzo dedicato ai Ryzen 5 che non erano stati ancora mostrati, ma di fatto erano già apparsi sul sito, quindi abbiamo avuto anche questa piccola chicca, oltre a quella finale del 16 core 32 thread che già tutti quanti un po' aspettavano, perché già da quando Lisa aveva fatto vedere i chip in mano, che c'aveva solo una parte dedicata appunto ai core, tutti dicevano: ma lì ce ne stanno altri 8, fighissimo! E qui è fatto, beh. Per il momento chiaramente possiamo solo aspettare che AMD ce li mandi da provare e magari anche da tenere, o da provare e magari anche da rubare. E magari da tenere in ostaggio. Esatto. In ogni caso aspettiamo che ci vengano inviati, o magari aspettiamo di prenderli noi per farci delle prove più concretamente e portarvi dei contenuti più concreti e non delle presentazioni riemulate e ricommentate di questi nuovi processori. Però fino ad adesso solo ed unicamente impressioni positive su questa nuova lineup di processori. Mentre ora parliamo dell'argomento ovviamente più caldo, perché su Ryzen, come detto, non era scontato, perché quello che ha fatto AMD è tanta roba, però io me l'aspettavo, era quello che volevo, punto. Navi invece, come detto, è stata hypata da un anno quasi. Minchia, ma se non li sopportavo più, tant'è che infatti più volte ho risposto anch'io nei video dicendo: smettetela di dire castronate, perché quel know-how che ci vuole a fare quel tipo di scheda non si recupera in 4 giorni.
i fatti sono abbastanza evidenti. Anzitutto si sono, diciamo, avverati un pochettino i rumor che si serpeggiavano nel web prima, verso fine maggio. Prima delle tre, appena prima delle tre, quelli che dicevano che ci sarebbero state due versioni di GPU AMD nuove, una che sarebbe stata rispettivamente in concorrenza con la 2060 e una con la 2070 che abbiamo anche assaggiato minimamente al Computex, ovvero questa 5700 e la versione XT di 5700, che sono schede video appunto prodotte con l'architettura RDNA, quindi c'è stato un lavoro effettivamente a livello di architettura da parte di AMD, però si è preso comunque, da quelle che sono le notizie delle ultime ore, si è preso comunque tanto dalla Graphic Core Next. C'è stato un processo produttivo migliorato a 7 nanometri, però l'abbiamo già visto con la Radeon 7, quindi niente di particolarmente nuovo. Il punto è che sono schede che battono a Nvidia, secondo appunto quanto detto AMD. Dobbiamo, i dati che diciamo oggi sono tutti dati indicativi perché nessuno ha ancora sotto mano niente, per cui sono solo dati indicativi, però secondo i test di AMD battono sia la 2070 che la 2060, e la fascia di prezzo è 449 euro per la 5700 XT e 379 dollari esi in tasse per la 5700, che secondo me è la più interessante, anche perché la 5700 XT è una un po' boostata, la versione boostata della 5700, che costa quasi 80 euro in più, per cui anche lì non proprio il massimo. E non solo, c'è anche la XT versione 50° anniversario, che è una XT ulteriormente pompata con la firma di Lisa Supero. Poi c'è il design, che è design preso a mazzate, dove c'è il... Infatti, secondo me quella lì nella fabbrica è caduto il dissipatore a un certo punto, si è fatta quella conta. Stai male! Operaio che l'ha fatto cadere, premiato con la promozione e aumento di livello. Operaio del mese e tutto quanto. Ricalchiamo sempre il design blower, quindi con la ventola, la camera di vapore, la vapor chamber tra ventola e connessioni, eccetera eccetera, e acquisiamo un design in alluminio come era la Radeon 7, e a differenza di tanti altri design plasticosi degli anni passati, quindi c'è stato un minimo di ristalizzazione. Anche qui però, ragazzi, andando con un'architettura nuova, con un processore produttivo nuovo, non vediamo l'ora di metterci le mani per vedere le capacità di questa scheda in overclock e quelle che sono le reali performance e il gap con la controparte Nvidia. Vi ricordo che queste schede sono prive di ray tracing, quindi qualsiasi modulo hardware, accelerazione hardware di qualsiasi tipo per quanto riguarda l'RT, quindi niente Thurston Core, RT Core, e le performance, come detto, dovrebbero essere superiori fino al 10% o dal 10% in media rispetto a 2070 e 2060. Cosa ne pensiamo noi? Una cosa particolare che hanno detto è che si sono concentrati sul Quad HD, che di solito non si fa, non lo fa nessuno, cioè si parla di Full HD e si parla di 4K quando si deve fare cazzo duro. Hanno capito probabilmente che effettivamente la risoluzione giusta a cui giocare al PC in questo momento è il 1440p, perché Full HD è ormai obsoleto, non lo so, incazzerete. C'è ancora tanta gente che ci gioca. Che ci giochi è un fatto, che però ci sono anche tante macchine che con Z di targa, però non vuol dire che non sono obsolete. Però il punto è che un'azienda non ci può puntare sul Full HD ad oggi, è quello il punto che intendiamo noi con il Full HD è obsoleto, è quello il punto. Mentre il 4K, secondo me, anche per i monitor disponibili, È ancora presto e non è assolutamente da valutare. Il 1440p a 27 pollici, per quanto riguarda un monitor, e l'UVQHD a 34 pollici è sicuramente la risoluzione adesso a cui puntare per fare bene. AMD l'ha dimostrato volendo prendersi questa fascia, ed è una cosa che a me piace, perché effettivamente è la fascia a cui io gioco, a cui la maggior parte della gente gioca. E fin qui tutto bene, ci è piaciuto come, diciamo, approccio, però di fatto la sensazione, appunto perché non si è parlato di ray tracing, nonostante Lisa a inizio conferenza abbia confermato che AMD sarà presente nelle next generation console, si è vista sia Project Scarlet sia per quanto riguarda PS5, che a loro volta hanno confermato il supporto al ray tracing, quindi c'è un po' la sensazione che queste schede video siano una via di mezzo, un temporeggiamento alla nuova generazione che arriverà invece al 2020 veramente con la lineup completa nuova, con le navi, diciamo, a piena potenza. Quindi queste qua sono un'altra, come possiamo dire, non un'altra Radeon 7, perché non sono come la Radeon 7,
però aggiustano il 1440p e danno veramente una nuova linfa al 1440p per AMD, ma poi il succoso sarà l'anno prossimo. Poi io devo capire voi che cosa ne pensate, cioè allora... È importante. Allora, X anni fa sono uscite le RX 570, 560, 580. Dopodiché Vega 64, Vega 56. Sì. Dopodiché Radeon 7. Allora, sulla nomenclatura adesso 5700. Non si salva nessuno, lo. Ma no. AMD è solo su Radeon, sulla fascia delle GPU è peggiore, ma non è che sono tutti fenomeni. A meno che la anche mossa anche le GTX 16 non è che siano una roba bellissima. La mossa di marketing è: facciamo 4 anni, 5 anni a confondere completamente il pubblico e poi facciamo un reboot, la chiamiamo Radeon One e da lì ripartiamo da uno. Altra cosa importante è che AMD ha puntato sul software, dicendo anche una frase che non mi è piaciuta molto. Forte. Il Fidelity FX è tanta roba, migliora quello che è l'effetto di una determinata scena facendo un upscaling e dando veramente poco peso e pesando poco su quello che è il carico di lavoro. Mentre un'altra cosa che ha fatto arrapare i giocatori competitivi è l'anti-lag, che diminuisce fino al 30% lag rispetto ad esempio a un 2070 stata testata, e quello è da vedere perché sono veramente curioso anche di quello. L'affermazione che non mi è piaciuta è quella riguardo al fatto che hanno detto una frecciatina a Nvidia, che hanno detto noi non metteremo cose che pesano troppo sulle performance, perché le performance sono importanti. Nel senso, nel momento in cui si sa già che tu stai adottando il ray tracing e stai vendendo una scheda allo stesso prezzo di un 2060 che è più potente, ma senza tutta la spesa di ingegnerizzazione, realizzazione e marketing a livello di spinta per pubblicizzarla, per stare addosso agli sviluppatori per farla integrarla. Poi ovviamente si parla dell'RTX e del discorso annesso al ray tracing. Potete dire che a voi non ve ne frega niente del ray tracing, ma il fatto è che nel momento in cui un'azienda fa una scelta, e secondo me il ray tracing è vincente, non a caso AMD lo supporterà l'anno prossimo perché è già ufficiale, per cui non è una roba che dico AMD fa una scelta, no, AMD lo fa, è solo in ritardo. Dicono che no, siamo i paladini della giustizia. Loro non lo fanno perché non siamo, cioè è una puttanata atomica, perché hanno fatto, come si dice a casa mia, no, non lo posso dire, col culo degli altri, perché gli altri hanno preparato il terreno, si sono presi la merda e loro poi arrivano belli tranquilli. Non è una cosa che mi fa impazzire, sinceramente. Anche perché è un paradosso, appunto, perché l'hai già confermato. Si sa già che ce l'hai, si sa già che l'anno prossimo lo butti fuori. Quindi perché dire una frase del genere? Probabilmente tutti quelli a cui non frega assolutamente niente del ray tracing, che hanno fatto sempre contenti. Bastian contrari, se queste schede costeranno un euro in meno dell'RTX, compreranno queste e saranno felici con queste. Però non puoi negare il fatto che hai, che la supporterai anche tu una tecnologia del genere. E soprattutto negare il fatto che sia un impegno veramente importante buttare fuori una tecnologia di questo tipo e soprattutto farla digerire al mercato, agli sviluppatori. Cioè è un impegno che ovviamente ha bisogno di un guadagno. Poi Nvidia l'abbiamo massacrata a livello di prezzi e tuttora lo pensiamo. Però nel momento in cui esce con una scheda allo stesso prezzo, senza tutto lo sbatti e l'investimento che si è fatto l'altra, non mi piace. Mi sarebbero piaciute molto di più se fossero state a 50-70 euro di meno, 50 euro la 5700, magari 50-60 euro, quindi 300-320, 400-420 l'altra, per cui quelle secondo me sarebbe stato ancora più soddisfacente come cosa, mi sarebbe piaciuto veramente tantissimo. Però se si trasformano in una 580 per il Quad HD, cioè prestazioni vanilla senza pensare a ray tracing e altre robe, potrebbero far felici. Poi, tanti. Come detto, abbiamo visto molte la 2060 che doveva essere stradeludente abbassarsi velocemente e diventare la scheda riferimento. Abbiamo visto schede che dovevano essere migliori come la 2070, importanti, non abbassarsi neanche un euro e prestazionalmente poi andare a essere un po', non dico inutili, ma abbastanza. Abbastanza poco senso. Quindi dobbiamo solo vedere il mercato cosa dirà, come usciranno, le custom come saranno, i prezzi che saranno. Queste sono... Ah, perché le custom ci saranno, tra l'altro. Esatto, cioè non ovviamente. Come la Radeon 7. Per cui, molto importante, questo qua è un video su una conferenza. I dati sono quelli che ci hanno dato AMD, per cui le riflessioni sono tutte basate sulla conferenza. Dobbiamo vedere quando ci daranno il materiale e quando potremo testarlo, cosa uscirà fuori. Per cui,
rimanete sintonizzati, iscrivetevi, attivate la campanella, perché non si sa mai che magari entro i primi 10 giorni di luglio qualcosa arriverà di grosso. Perché arriveranno proprio il 7 di luglio, fatta esclusione per il 16 core 32 thread che a quanto pare arriva a settembre, però tutto il resto della lineup arriva il 7 di luglio, proprio appunto in onore dei 7 nanometri come processo produttivo. Ma voi come al solito fateci sapere la vostra opinione, se vi siete emozionati con la conferenza, se siete felici di quello che hanno presentato, se le comprerete al day one, se volete anche voi l'action figure di Lisa Su. Tante cose. Quello lo sappiamo già, però sì. Alla prossima, ragazzi.